Buongiorno a tutti e a tutte. Questo è il secondo incontro del laboratorio di lettura intitolato Scrittrici sulle sponde del Mediterraneo, curato da Irene Zagrebelsky e Vesna Scepanovic. Il nostro laboratorio continua con la scoperta del nord di Africa attraverso i libri di alcune scrittrici grandi che hanno vissuto e che vivono sulle sponde del Mediterraneo oppure nei paesi europei. Come abbiamo detto nella nostra introduzione, è un'esplorazione di memorie, suoni e immaginari. Così in questo pomeriggio vi presento una scrittrice che mi è molto cara, che ho conosciuto in questi mesi, che avremmo voluto presentare al circolo dei lettori, ma in questa occasione le sale pubbliche di lettura sono diventate le nostre case e quindi questa volta anche per un pubblico più ampio. Hoda Barakat è una delle scrittrici più note del mondo arabo, anche se vive a Parigi. È nata nel 52 in un villaggio di montagna del Libano settentrionale. È laureata in francese e nel 1989 lascia Beirut, come dice lei, perché era l'anno in cui sentiva tantissima paura. Ha pubblicato nell'85 la sua prima raccolta di racconti brevi e poco dopo che ha lasciato Libano scrive il suo primo romanzo, un romanzo che poi ha vinto moltissimi premi ed è diventato noto. Lei è così anche diventata una scrittrice molto famosa. Il libro si chiamava L'uomo che arava le acque, sempre pubblicato da Ponte alle Grazie. Invece per questo nostro incontro io vorrei presentare un libro che lei pubblica alcuni anni dopo, precisamente sono i suoi articoli che fa già dalla sua vita parigina dopo essersi trasferita e sono una specie di reportage che scrive tra 2001 e 2002. Sono tutti pubblicati presso il giornale arabo Al-Hayat e, come dice l'introduzione del libro, sono piccoli squarci sulla propria vita in esilio. Lei racconta il suo paese, dice che non ha saputo scegliere la pace, ma insieme a questo racconto c'è l'attaccamento tenace al filo dei ricordi. Questi ricordi sono affollati dai volti e dalle voci di un passato in cui era ancora possibile vivere all'ombra dei cedri. Appunto, in questo libro c'è un bellissimo articolo, il testo, racconto proprio sui cedri. Questi suoi articoli, questi reportage spirituali, cantano i ricordi. Sono i ripianti e le speranze di un'esule lontana da una patria amata e detestata, ormai perduta per sempre tra le macerie della guerra. Vorrei assolutamente nominare la scrittrice, ma anche la traduttrice di questa opera. Traduzione è la professoressa di lingua e letteratura araba dell'Università del Salento, Samuela Pagani. Lei è traduttrice anche delle altre opere della scrittrice Hoda Barakat. E nel 2019 Hoda Barakat scrive un nuovo romanzo che in breve periodo ha ottenuto numerosi premi, anche premi, diciamo, unici nel suo genere, perché lei è stata la prima donna che vince Booker International Prize for Arabic Fiction. E quindi il libro per quale l'anno scorso vince il premio si chiama Corriere di notte, pubblicato dalla Nave di Teseo.
Queste sono alcune notizie che vi avrei voluto dare e anche prima di iniziare a leggere il racconto che ho scelto per questo pomeriggio, che mi è piaciuto molto, intitolato Fotografie, vorrei leggervi due brevi brani di alcuni testi, alcune interviste di Hoda Barakat, perché lei è stata una ospite spesso anche in Italia durante le fiere dei libri e durante gli incontri su Libano. Di sicuro al Circolo dei Lettori avremmo invitato le altre nostre amiche esperte a raccontarci e avvicinarci a Libano. Ma per queste pillole brevi avremo tempo solo di fare qualche accenno rispetto alle autrici e rispetto all'opera. Le cose che mi sono piaciute di Hoda Barakat, brevi passi di un'intervista in quale lei dice: "Credo che per me la condizione dell'esilio sia qualcosa di profondamente interiore che ha poco a che fare con la geografia. L'esilio può essere anche un luogo di libertà. Ad esempio, credo di aver potuto continuare a scrivere del Libano proprio perché me ne sono andata. Se fossi rimasta, il mio sguardo sarebbe stato meno critico, meno radicale, più conciliante verso un modo di vivere assurdo." Un'altra intervista molto interessante, sempre di un anno fa, in cui la scrittrice si interroga lei stessa sulla lingua in quale scrive, che è la lingua araba, la sua madrelingua. Lei dice: "Credo che sia proprio perché vivo lontano dal mio paese e lontano dal mondo arabo, che sono così attaccata alla lingua araba, e per così dire tutto ciò che mi rimane di laggiù. Del resto la lingua araba è magnifica, specialmente per me che continuo a studiarla ancora oggi. Non ho bisogno di seguire la logica del mercato che dice che siamo più visibili o meglio distribuiti quando scriviamo in una lingua del mondo, vale a dire il francese o inglese. L'arabo è parte del mio essere, è qualcosa di definito. Non è una questione di preferenza o di calcolo, in modo particolare per i miei testi letterari. Si tratta di un'autentica necessità." Come vi ho detto, ci sono diversi racconti molto belli. Ero indecisa se leggervi il racconto sulla madre e sulla figlia, dove lei in un modo molto interessante racconta divergenze, differenze, amori tra le diverse generazioni, quelle che sono rimaste nel paese d'origine e i figli che crescono in Europa. Però per questo periodo, di questi più di 60 giorni, ho voluto, diciamo, proporvi racconto fotografie perché di sicuro in questo periodo, avendo più tempo, ognuno di noi ha potuto di più anche scavare nelle proprie memorie, nei propri ricordi. Guardiamo molto di rado gli album con le foto che abbiamo scattato in patria, prima di venire a vivere qui. Li guardiamo di rado, non perché suscitano rimpianti e nostalgia per il passato, ma perché in ciò che abbiamo portato con noi c'è qualcosa che non si lascia incasellare fra i ricordi, qualcosa che non si lascia racchiudere nella cornice di un determinato evento della vita passata, con i particolari sentimenti a cui è associato. Queste vecchie foto le abbiamo messe insieme alla rinfusa, senza darci la pena di classificarle in base alle grandi occasioni come faceva la generazione dei nostri genitori. Un tempo
gli album del matrimonio e quelli con i primi mesi di vita di primogenito troneggiavano nei salotti come una parte essenziale dell'arredo. Erano la prima cosa che attirava l'attenzione dei visitatori. Davano avvio alla conversazione oppure tenevano occupati gli ospiti mentre la padrona di casa preparava il caffè e i pasticcini. Ma per noi è andata diversamente. Abbiamo raccolto le nostre foto come capitava. Non abbiamo invitato nessuno a sfogliarle con noi. E qui spesso non sappiamo dove metterle, a portata di mano o in cima a uno scaffale. E presto va a finire che le sistemiamo più in alto possibile, senza più degnarle di uno sguardo. Le immagini di un tempo tornano ad appassionarci e a catturare i nostri sentimenti quando stabiliscono un legame fra momenti distanti della nostra vita, tracciando una linea continua fra le diverse tappe di un unico viaggio. Così troviamo più facile guardare le vecchie foto di famiglia. Ne osservo spesso e a lungo una dei miei genitori all'inizio del loro matrimonio. Erano all'epoca due bei ragazzi. Mia madre indossava un vestito chiaro e un paio di sandali bianchi intrecciati con il tacco alto. Il suo sorriso si incrociava con quello di mio padre, che aveva avvicinato un po' la testa alla sua di fronte all'obiettivo del fotografo. Stavano in un caffè in montagna, seduti ai due lati di un tavolino di marmo sopra il quale c'era soltanto un bicchiere d'acqua. Probabilmente erano appena arrivati, perché mia madre non aveva nemmeno un cappello fuori posto, malgrado il vento forte che piegava i rami dell'alberello sul sfondo. Guardando la foto di mia nonna Hala, che ho conosciuto soltanto attraverso i racconti di mia madre, studio il suo viso bruno e mi sembra di vederla mentre si muove per la vecchia casa circondata da tutte le sue figlie. Ha a portata di mano il velo e le calze per essere pronta a coprirsi se si presenta qualche visitatore di sesso maschile. Somiglia molto alle mie zie materne. È morta una domenica dopo la messa dell'alba per la strada. Era andata a trovare una delle figlie sposate e stava tornando a casa. Forse mia nonna Hala non è mai stata a Beirut in vita sua. Però guardando la sua foto vedo mia madre, vedo me stessa da piccola, vedo le periferie di Beirut dove prendevano case i montanari come noi quando si trasferivano in città. Era forse la prima generazione del mio villaggio che aveva visto il mare ed era andata a spasso per le strade e le piazze della capitale, sfavillante di luci. Le foto con gli amici, però, faccio il possibile per evitarle, anche se mi rendo conto da sola che è una cautela ingiustificata. Le foto servono a fissare i momenti migliori. Nessuno fotografa i funerali e le disgrazie. E in effetti, se prendo queste immagini che risalgono necessariamente al periodo della guerra, ci vedo delle facce fin troppo allegre. Questa volontà deliberata di apparire felici di fronte all'obiettivo che ci inquadra mi infastidisce, come se le foto fossero un po' menzognere o quantomeno artificiose. Di sicuro adesso mi sembrano ritratti di estranei, anche se alcuni di quelli che vi appaiono sono tuttora cari amici. Ne scelgo una. I colori risaltano ancora vivaci sul bello sfondo primaverile. Siamo in tanti e diamo impressione di stare bene insieme. Formiamo un cerchio nei nostri abiti leggeri intorno a un fuoco su cui arrostisce un pesce, senza dubbio appena pescato, perché alle nostre spalle c'è un bel mare azzurro e calmo. E la spiaggia di Ermelhie, dove andavamo a rifugiarci quando a Beirut infuriavano le battaglie. Allontano un po' l'immagine dagli occhi per passare dal dettaglio al passaggio circostante.
Due uomini armati ci fanno la guardia perché molti di noi sono cristiani. La bella Remelier è completamente svuotata dei suoi abitanti che sono stati costretti a sgomberare. Noi stiamo nel cortile spazioso di una magnifica villa occupata. Il pesce fresco ce l'hanno appena portato i compagni dopo aver disseminato la spiaggia di candelotti di dinamite. Rimetto al posto le foto. Non potevo riuscire meglio. Cercavamo di immortalare un paese che non c'era. Un'intera generazione è rimasta fuori dall'inquadratura. Queste immagini, come uno snodo ferroviario, allontanano l'uno dall'altro i binari del nostro viaggio. Le foto dei nostri figli sono tutta un'altra cosa, forse addirittura l'inizio di nuovi album. Rida e Firà sono vestiti da cantanti alla moda, ognuno con una specie di microfono in mano. La canzonetta faceva così. Baccaradoni, baccaradoni, aci picchia quanto è buona questa crema baccaradoni. L'avevano inventata facendo il verso alla pubblicità televisiva di una marca di pasta che diceva maccheroni, maccheroni, sol Barilla li sa fare così, buoni, buoni, buoni. Un po' stupita avevo chiesto, ma cos'è questa crema baccaradoni? Da dove l'avete tirata fuori? E boh, risposto uno dei due, forse un formaggio, ma l'altro lo ha corretto. Ma che somaro, è una marca di gelato. In un'altra foto, i due ragazzini nudi, magrissimi, offrono uno stupendo spettacolo di perfezione fisica. Nell'inquadratura, a parte loro, non c'è nessuno. Grazie, ci sentiremo la prossima volta e Irene, io vi presenteremo un'altra scrittrice e poetessa nota del mondo arabo. Anche lei vive a Parigi e si chiama Marian Al-Masri. Grazie, buona giornata. Riprendo il filo di Vesna. In questo nostro lavorare insieme, seppur a distanza, e vi presento un altro libro di Maram Al-Masri, dal titolo La donna con la valigia rossa, che inizia così. Una donna trascina la sua valigia rossa sulla banchina della stazione. Partire, sempre partire, dice la valigia. Tu mi tratti male, mi spingi, mi tiri, mi spintoni, mi fai attraversare l'oceano, le montagne. Sotto la pioggia, sopra la neve, mi trascini da una pozzanghera d'acqua sporca a un'altra. Sono stanca, guardami, sono sporca e comincio ad essere vecchia. Oh, shh, shh, valigia ingrata, non è meglio vivere così che stare in una cantina, in un solaio o sotto un letto tra la polvere? Sei la mia sola compagna, testimone del mio vagabondaggio. E dopo tutto, sei fatta per questo, no? Ecco, come avete sentito, questo libro è un libro breve di una quarantina di pagine, che è uscito in Francia nel 2017 ed è stato pubblicato in Italia da Multimedia Edizioni all'interno, del progetto Casa della Poesia nel 2018, con la traduzione di Raffaella Marzano. Ecco, questo piccolo libro, è un dialogo tra la poetessa e la sua valigia rossa, che è la sua compagna di esistenza, la sua, dice lei, testimone di fuga e dei viaggi. E continua così. Nel treno per Rennes, la poetessa piange come una bambina che ritorna in collegio. Lacrime. Poi silenzi, poi singhiozzi. Lasciare casa è abituata a farlo da molto tempo. Prima ha lasciato la sua città natale, poi la sua patria, poi la sua casa, poi eccola ancora in un'altra città,
lontana dai suoi figli, dai suoi amici, dai suoi amori. Si è lasciata dietro tutto e sola va là dove la poesia la chiama. Questo libro è fatto da, diciamo, piccoli brani brevi e ve ne leggerò alcuni. A volte dimentichiamo di guardare le cose e le persone che ci circondano, al punto da dimenticare la loro esistenza. Soprattutto le persone discrete che non creano problemi e neanche russano la notte, insomma, non ci chiedono niente. Fino a quando scompaiono. Allora piangiamo la loro assenza e rimpiangiamo il loro amore silenzioso e benevolo. Rimpiangiamo di non aver celebrato la loro presenza lieve e non aver gioito del loro amore. Dalla finestra puoi vedere, valigia, il canale che scorre in silenzio, vedere i passanti che qui cercano la serenità lontano dalla folla, lontano dagli sguardi ironici che si posano su di loro, sulle loro tenute da jogging. È diventato di moda. Correre, correre, correre. Dobbiamo tutti essere al massimo della forma in tutto e per tutto. Viviamo in una società del consumo di sé e di tutto. Siamo in rivalità permanente con gli altri e con noi stessi, più belli, più ricchi, più brutti, più poveri, più violenti. Dobbiamo consumarci la testa e i muscoli per arrivare dove? Già, dove? Vedi, valigia, io non so utilizzare altro che il mio cuore. A lui ho fatto affrontare prove difficili. Gli ho fatto aumentare la capacità di amare. Hai l'aria assente? A che pensi? Non mi rispondi? Devi essere felice per me, è una magnifica opportunità essere qui. Sì, ti trascino. Sei diventata il prolungamento del mio braccio. In te ho riposto tutto. I miei sogni, le mie illusioni, le mie lettere, le mie foto, le lenzuola, le scarpe, la biancheria sporca e pulita. Sei stata testimone della mia fuga e dei miei viaggi. Sì, sei la mia testimone. E per favore, non arrabbiarti se qualche volta faccio delle cose a tua insaputa. Qualche giorno fa sono andata alla stazione senza di te per vedere il mio amore al suo arrivo. Mi aveva detto che sarebbe arrivato di notte. Allora sono andata verso le 23. Tu dormivi. Volevo rivivere il momento dell'abbraccio sulla banchina. Ho vissuto quel momento magico solo una volta. Com'è stato bello. Allora mi sono vestita e profumata ed eccomi alla stazione. Senza di te, mia piccola valigia, mi è sembrato comunque un po' bizzarro. Se la sua valigia è migliore di te, beh, non lo so. Sei più bella di te, più costosa. Beh, sì. Cioè, no, ma perché mi fai queste domande? Beh, senti, quel che è certo è che lei è più giovane. Scusa, cioè, voglio dire, più nuova. Sì, mia cara valigia, sei invecchiata. Come me. E ci sono, altre che sono più giovani, scusa, più nuove di noi. Smettila di credere ad essere il centro del mondo. Sì, ci sono altre valigie oltre te. E sono più costose, più grandi, più leggere, più robuste, più moderne. Non arrabbiarti. Bisogna accettarlo. E accettarsi. Lontana da colui che amo, lontana da coloro che amo, quelli che fanno sì che la vita sia importante. Uso i miei ricordi per non essere sola. Passano i giorni, passano le notti. Riscoprire che la solitudine è fonte di creatività. Questo soggiorno permette alla poetessa di liberarsi delle sue abitudini e adottarne altre. Si muove in uno spazio limitato come quello di un prigioniero, e tuttavia non lo è. Col pensiero
va alla sua casa natale in Siria, prende un caffè dai suoi vicini, scende a passeggiare verso il porto, a respirare l'aria del mare. Poi ritorna lungo il canale, come se il canale fosse un bastone che l'aiuta a camminare e come la sua valigia le tiene compagnia. Poi ritorna avanti, indietro, avanti, indietro, a volte, persino 100 volte al giorno. La valigia, questa bella invenzione che l'uomo ha fatto per i suoi fratelli. Ma meglio ancora è aver inventato le due rotelle alla base così che le donne possano trascinarla senza chiedere aiuto agli uomini. La libertà delle donne è costata loro il mal di schiena. Gli uomini ora le incrociano con un sorriso quasi trionfante e beffardo che sembra dire: Ah, avete voluto l'uguaglianza? Ecco, vi servite, signore. Sì, eccoci servite. E paghiamo la fattura al prezzo più alto, anche se dovessimo portare le valigie sulle spalle. Cari signori, non ci farebbe male. Nella mia valigia. Mi piacerebbe portare tutte le stagioni, tutti i colori, tutti i profumi. Nella mia valigia mi piacerebbe portare tutte le poesie scritte sull'amore, tutte le canzoni, tutte le danze, tutte le musiche. Mi piacerebbe portare tutte le lacrime delle donne innamorate, tutti i loro sorrisi, tutte le loro speranze, i loro sogni e le loro gioie. È bello essere leggeri, non avere costrizioni, come i nomadi. Costruiamo noi stessi la nostra prigione, una prigione che abbiamo bisogno di sentirci intorno, in cui ci crediamo al sicuro. Oh mia cara valigia, sono stanca di sentirmi come un pallone lanciato nello spazio che vola, vola, vola senza riposo. Per paura di posarsi su frammenti di vetro o sul ramo appuntito di un albero o di cadere nelle mani di un bambino sbadato. Tutto ha un prezzo. Sì, niente è gratis, tranne la morte dei poveri. Una donna trascina la sua valigia rossa sulla banchina di una stazione, in una città. In un aeroporto. Presto sarà un'altra città, un altro luogo, un altro paese e la valigia si lamenterà ancora, ma la seguirà. Come l'ombra segue una figura, il cieco il suo bastone, il padrone il suo cane o il cane il suo padrone. Non perché è il suo padrone, ma perché gli vuole bene e sa che il suo padrone vuole bene a lui o perché è stato fatto per questo. Una donna cammina nella città. La segue una valigia rossa in cui sono conservati il suo cambio d'abiti, i suoi sogni, il suo passato, la sua vita, il suo paese. Questo libro, nell'edizione italiana, è arricchito da delle tavole illustrative dipinte da Ida Mainenti, che sono molto belle, che mi piacciono molto, e di cui te ne faccio vedere una. Vorrei concludere questo incontro leggendovi ancora una poesia che abbiamo scelto con Vesna per la fine e che dice così: Per fortuna dispongo d'una penna ed un foglio che alleviano l'attesa crudele. Altrimenti mi mangerei le unghie e darei un calcio rabbioso alle formiche che iniziano ad arrampicarsi sulle mie gambe.
Bene, sperando che questa poetessa vi abbia incuriosito e vi abbia fatto venire la voglia di andare a scoprire i suoi libri. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi salutiamo e speriamo di ritrovarci presto per continuare a scoprire nuove scrittrici. Grazie.